l'aiuto che il Presidente e che Brebemi ci sta dando. Quindi di cuore davvero grazie, Presidente Bettoni. L'operatività del Comune di Pagazzano come unico obiettivo, e questo lo voglio dire chiaramente, ha come unico obiettivo la promozione e la valorizzazione del nostro territorio. Scopo che sarà raggiunto anche grazie alla stretta collaborazione con i privati, e in questo caso con il diretto e importante apporto della società Brebemi, che si sta dimostrando attenta e interessata alla promozione culturale e ambientale di questa zona, della zona dove è stata realizzata. Una infrastruttura nata dal territorio e allora al servizio del territorio. È importante dire anche che a questo progetto, che ricordo ha anche come obiettivo il raccontare la storia del territorio attraverso i reperti ritrovati durante i lavori per la realizzazione delle grandi infrastrutture, hanno dato la propria adesione anche altre realtà come CEPAF, SNAM, Consorzio di Bonifica, società e privati che colgo l'occasione per salutare e ringraziare. La speranza è quella che anche la provincia di Bergamo riesca in qualche modo ad essere dei nostri. Il secondo fattore che ci sta facendo andare avanti è questo, e di cui parlava prima l'assessore Cappellini. L'assessorato alle culture, identità e autonomia di Regione Lombardia è uscito nel mese di luglio del 2014 col bando di cui parlava prima l'assessore. Il Comune di Pagazzano a quel bando ha deciso di parteciparvi, ha partecipato in collaborazione del Comune di Treviglio come Comune capofila, dei Comuni di Romano di Lombardia, del Comune di Brignano Gela d'Erta e dell'intero sistema culturale della Bassa Bergamasca. Il bando ha finanziato 20 progetti, il progetto che abbiamo presentato noi è stato il settimo miglior progetto presentato. Questo finanziamento ci ha quasi obbligati a velocizzare in positivo lo sviluppo della nostra idea, perché il bando prevede che i lavori debbano terminare entro il mese di giugno di quest'anno. Un grazie allora lo devo dire ai miei colleghi sindaci per aver deciso di investire insieme, e un grazie lo debbo alla Regione Lombardia che con tutta onestà e sincerità, con il Comune di Pagazzano, si è sempre dimostrata attenta e anche importante sostenitrice. Il terzo fattore: per poter realizzare questo progetto avevamo bisogno delle varie autorizzazioni della soprintendenza interessate. Devo dire che anche loro da subito ci hanno dato grande disponibilità, capendo che questa poteva essere un'importante occasione sia per restaurare i ritrovamenti, ma anche per provare a lasciare i reperti sul loro territorio. Territorio che attraverso i reperti, come dicevo prima, hanno la possibilità per noi, anche con l'aiuto della tecnologia del multimediale, di ricostruire e riscoprire la storia di questa terra. Ricordo che all'interno di questo castello, nella sala del Torchio e delle Scuderie, dallo scorso mese di maggio è in funzione un museo multimediale, forse uno dei primi in Lombardia, che racconta la storia del castello, della comunità di Pagazzano e di alcuni castelli di confine. Grazie allora anche alle soprintendenze per la loro apertura, disponibilità e presenza. Dopo di me ci sarà nel concreto la presentazione del progetto museale e di altri progetti che il Comune di Pagazzano sta portando avanti, non ultimo quello con l'Università di Bergamo. La giornata poi si concluderà con la degustazione dei prodotti tipici del territorio. Anche qui abbiamo voluto fare qualcosa di diverso. Potevamo tranquillamente incaricare una società e farle gestire il servizio, e invece no. La mia responsabile dell'ufficio tecnico, la geometra Lidia Villa, che ringrazio tanto, ha pensato di recuperare alcuni prodotti tipici della zona,
di affidarli ai ragazzi che stanno seguendo il corso professionale di ristorazione alla fondazione dell'Istituto Professionale di Torre Goldone e chiedere loro di prepararci dei piatti tipici. Anche così si valorizza il territorio e la sua gente. Un grazie allora lo devo ai ragazzi e ai loro professori per la disponibilità.